Ogni volta che vedete un video vi chiedete quanto ha guadagnato quella persona con tutte quelle views? Anzi, prima vi mettete le mani nei capelli pensando a che genere di video fanno milioni di visualizzazioni. E poi pensate che ci hanno anche guadagnato? E sì, questo video sarà a tratti una storia molto triste. Ciao, sono Simo, sono un imprenditore con il mindset della mia generazione e oggi facciamo così. Vi dico subito il calcolo per capire quanto guadagna un video su YouTube Italia e non vi dico cose tipo rimanete incollati fino alla fine per scoprire il magico segreto. Quindi prima vi dico il calcolo così secco subito, poi però ci sono una serie di considerazioni, quindi sì, alla fine dovete rimanere incollati fino alla fine del video. Allora, per capire la cifra sotto la quale non si può mai andare è semplicissimo. Aprite un qualsiasi video, guardate le visualizzazioni e togliete le tre cifre finali. Cioè, proprio fisicamente aprite un video e col vostro pollice togliete le ultime tre cifre. Moltiplicate per 1 e quella è la cifra minima che ha guadagnato quel video. Più verosimilmente dovrete moltiplicare quella cifra per 2 o 3 volte e adesso capiamo meglio perché. Il CPM serve a spiegare tutto meglio, ma nessuno su YouTube Italia l'ha mai capito davvero. Scommettiamo che anche tu, sì, proprio tu, sbagli questa cosa, ma è giunta l'ora di rimediare. Ormai tutti sappiamo che la definizione di CPM è cost per mille. Cost, quanto ti pagano, per, facile, rimane per, e mille, anche rimane mille, ma vuol dire 1000 visualizzazioni. Quindi cancelliamo le parti inutili e rimane quanto ti pagano per 1000 visualizzazioni. La cifra non è fissa, ora vi faccio vedere nei miei video quanto varia. Vedete, varia da 1 euro e qualcosa fino a dei campioni di incassi come questo di quasi 27 euro. Quindi un video per 1000 visualizzazioni può guadagnare dai 2 fino ai 26 euro, ma credo anche oltre. Ma, e qui è l'errore di tutti, quel prezzo è lordo. Cioè il prezzo che l'inserzionista, generalmente un ragazzino che guadagna 10.000 euro da Dubai, paga YouTube. Poi YouTube paga a noi circa lo 0,55% di quella cifra. Quindi torniamo indietro al CPM che varia da video a video. Quel prezzo da 2 a 27 euro va grosso modo diviso per 2. Ecco perché tornando ancora più indietro all'inizio del video dovete prendere la cifra, coprire le ultime 3 e moltiplicare per 1. Perché se sono sfigato e ho un video che mi genera un CPM basso da 2, dovrò dividerlo con YouTube e quindi io mi beccherò appunto 1 euro per 1000 visualizzazioni. Ma in realtà quasi nessuno ha un CPM fisso di 2. Confrontandomi con i miei fighissimi amici youtuber, abbiamo scoperto che quasi tutti abbiamo un CPM medio che si aggira tra i 5 e i 10 euro. Ehi, ciao Simo, allora il mio CPM diciamo che varia tra i 5 e i 7 e mezzo, poi dipende da che argomento. Ciao Simo, ti dico la mia, ho una media di 13 qualcosa, però dipende dal video. Quindi diciamo proprio 5 per star bassi, dividiamo la nostra metà con YouTube e abbiamo 2,5. Quindi il calcolo più corretto è, guardate le views di qualsiasi video, coprite col pollice le ultime 3 cifre e moltiplicate per 2,5. Ora vi faccio vedere con i miei video che tutto torna, maledetti miscredenti. Allora, andiamo su uno degli ultimi video che mostra come vincere sempre su questa fantastica app. Da quando è stato pubblicato ha incassato 16,59 euro, cioè molto più che vincere una singola partita su Live Quiz. Se andiamo sulle entrate, come vedete la media che ho fatto è quella, il CPM è 5,68. Ma se io dovessi moltiplicare 5.301 visualizzazioni diviso 1000 per 5,68, ecco che avrei 30,10 e i conti non tornano. Ma andiamo a moltiplicarlo per 0,55, che è quello che YouTube paga a noi, ed ecco che tutto torna. Quindi proviamo a usare il mio metodo, guardo le visualizzazioni, copro le ultime 3 cifre e ottengo un misero 5 e moltiplico 5 per 2,5. Quella cifra è 12,5, quindi ovviamente sottostimato rispetto al reale guadagno. Ottimo, quindi visto che mi sono dimenticato di dire la frase che dico sempre a inizio video, la dico adesso.
Su questo canale mostro perché viviamo in un'epoca piena di opportunità. E le opportunità in questo caso sono la possibilità di essere pagato per dei video che fai, come questo. Quindi prendi quella cosa che hai in tasca e inizia a fare video. Anzi no, che poi c'è più concorrenza. No aspetta, dimentica tutto e non mettere like perché sennò l'algoritmo di YouTube impazzisce e consiglia questo video nelle home di tutte le persone. Via via via, spegniamo tutto, spegniamo tutto.